È arrivato un po' a sorpresa un comunicato ufficiale da parte della Juventus per quanto riguarda una cessione, proprio di un calciatore che la Juventus aveva mandato in prestito e con la speranza di poter vedere questo giovane rilanciarsi, però poi c'è una notizia incredibile, perché c'è un cambio di squadra, inaspettato. Tutto questo si può ricollegare un po' alla trattativa per Samardzic, ma ora vi spieghiamo tutto qui su FCM News Sport. Ovviamente non stiamo parlando di Ranocchia, come abbiamo già raccontato ieri, è passato ufficialmente dalla Juventus all'Empoli, ma oggi al Palermo, quindi a titolo definitivo. Qua non si tratta di un titolo definitivo, scopriamo tutto qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, e qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita, che basta iscrivervi al canale e lasciare un like ai contenuti. Vi ringrazio perché siamo da poco arrivati a quota 56.000 iscritti, quindi per noi è un obiettivo davvero importante, quindi grazie davvero di cuore, continuate a seguirci. Se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi, perché tanti seguono i video senza essere iscritti. Non vi costa nulla, questo, come spesso dico, è uno dei pochi canali che non ha alcun tipo di costo aggiuntivo, dovete semplicemente seguire i contenuti. Andiamo alla notizia, perché c'era un giocatore che Juventus aveva lanciato quest'estate sperando di poterlo mandare in prestito e vederne un po' l'esplosione, un po' come fatto con altri calciatori, e invece non è andata così, perché Marley Ake è un giocatore che era stato dato in prestito all'Udinese, Udinese che da sempre storicamente è conosciuta come una squadra che punta sui giovani, che li prende molto giovani e poi li rivende a cifre importanti. Ecco che la Juventus lancia lì in prestito proprio il ragazzo classe 2001 nella speranza di poterlo valorizzare. E poi, convinta di poter creare qualche sinergia con l'Udinese, poi riparlarne a fine anno. La speranza secondo me è anche quella di: noi lo mandiamo in prestito, metti caso che c'è un'operazione alla Samardzic, lo possiamo usare come merce di scambio. Tant'è vero che la Juventus aveva, tempo fa, vi ricordate quando avevo raccontato di una proposta di scambio secco della Juventus fatta all'Udinese per Nicolussi Caviglia, all'Udinese per Samardzic, entrambi in prestito secco fino a fine anno, e poi ragionare. Ecco, in quell'ottica lì la Juventus poi pensava di piazzare sia Nicolussi che Ake all'Udinese a titolo definitivo, per poi trovare una collocazione per Samardzic alla Juventus e trovare un piccolo indennizzo a girare all'Udinese. Così non è stato fatto, perché l'Udinese voleva solo cash per Samardzic e perché Ake, tra l'altro, non rientrava nei piani del club. Tant'è vero che Marley Ake è stato liberato, tra virgolette, all'Udinese. Leggiamo il comunicato: l'Udinese comunica aver interrotto anticipatamente il prestito del calciatore Marley Ake dalla Juventus. A Marley il ringraziamento per l'impegno e la professionalità sempre dimostrati. Di fatto, lui aveva fatto solo 3 presenze in tutto l'anno, in una squadra che non è che eccelle per talenti, perché ha fatto 2 partite in Coppa Italia, mezza partita in campionato ed è finita. Siccome Ake è un giocatore interessante, non è sicuramente un fenomeno, però è interessante, io mi aspettavo un minutaggio più alto nell'Udinese, che attualmente ha un livello tecnico veramente basso. C'è una, secondo me, delle Udinese più brutte degli ultimi anni, se non la più brutta degli ultimi 20 anni, per qualità, per tecnica, per... cioè, se non ci fosse quel Pereira a tirare su un po' la carretta, io la vedrei molto male. Addirittura la fa panchina anche Samardzic in questo agglomerato di giocatori molto fisici, ma che corrono, ma tecnica veramente poca. È tutto molto strano. Ake però non tornerà alla Juventus, ma la Juventus lo ha già girato in Svizzera al Yverdon Sport, squadra che lo ha preso in prestito anche lei, con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Quindi a fine stagione si deciderà il futuro di Ake, che sicuramente non continuerà all'Udinese, perché l'Udinese lo ha liberato, quindi la Juventus ha deciso di mandarlo in prestito nuovamente. Giocatore che la Juventus spera di piazzare, perché la Juventus spera di vedere una buona stagione da parte sua per poi eventualmente cederlo in prestito in un'altra squadra, oppure a titolo definitivo in un club. Ma prima spera in una sorta di esplosione del ragazzo, cioè la Juventus spera di vederlo un po' nascere, rinascere calcisticamente parlando, e poi piazzarlo a una cifra interessante.